Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Da quando ho aperto il canale YouTube ho iniziato a ricevere varie domande da parte vostra. Con questo video cercherò di chiarirvi quali sono, secondo me, i migliori diver di Seiko attualmente sul mercato, a seconda delle varie fasce di prezzo. Se trovate piacevoli, utili o interessanti i miei video, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, per me è molto importante. Inoltre potete seguirmi anche su Instagram, dove oltre a dare un'occhiata alle mie foto di orologi, poter avere qualche anticipazione sui prossimi contenuti video, avete anche la possibilità di contattarmi direttamente. Il link è giù in descrizione come al solito. Prima di iniziare vorrei fare un'ovvia premessa. Tutto quello che dirò è basato sulla mia opinione, frutto della mia esperienza personale. Quindi quello che può essere meglio per me potrebbe non esserlo per qualcun altro. Seiko è uno dei produttori di orologi più prolifici, soprattutto per quanto riguarda i diver. Nella mia classifica ideale lascio fuori Seiko 5, anche perché nel catalogo dei Seiko 5 non sono presenti dei veri e propri diver. Non vi dico nulla di nuovo. A questo prezzo è l'SKX007, anche nelle varianti 009 e 011, come vedete nelle immagini, ad avere la meglio. Qualche tempo fa l'offerta di diver in fascia bassa era maggiore. A cifre di poco superiori si potevano trovare altri orologi dal design più recente e finiture migliori e più elaborate, come lo Stargate o il Monster, prima che venisse riposizionato con il movimento 6R15. Ma adesso non è più così. Punti di forza dello 007 sono sicuramente il suo design senza tempo, la solidità della cassa, le dimensioni relativamente contenute e, per chi fosse interessato, la più ampia varietà possibile di componenti di terze parti per una personalizzazione totale dell'orologio. Il maggior punto di debolezza, invece, è il movimento 7S26, senza la possibilità di ricarica manuale e senza il fermo macchina. Non me ne vogliano gli amanti del Seiko Sumo, sono anch'io uno di voi. Ma obiettivamente, nonostante la cassa dal design più particolare e l'alto livello delle finiture del Sumo, è il Seiko Turtle ad essere, secondo me, la miglior scelta in questa fascia di prezzo. I punti di forza sono la linea senza tempo, probabilmente uno dei design di Seiko più noti in assoluto, la presenza del 4R35, un movimento economico ma affidabile, decisamente superiore al 7S26 per precisione, presenza di fermo macchina e carica manuale. Ed rispetto al 6R15 del Sumo, ha da invidiare sul lato pratico solo una maggior riserva di carica. Altro punto di forza è dato dalla sua vestibilità, comodissimo nonostante le dimensioni generose di 45 mm di diametro. Negli ultimi tempi, dal lancio del New Turtle, questo orologio è stato proposto in una miriade di versioni, comprese le edizioni speciali o le edizioni limitate, alcune riuscitissime, come il Save the Ocean, altre un po' meno. Questo comporta ovviamente una certa sovraesposizione del Turtle, che quindi alla lunga potrebbe stancare. D'altra parte però ci dà anche la possibilità di scegliere la versione che più ci aggrada. Qui le cose iniziano a farsi davvero interessanti. L'offerta di Seiko vede varie opzioni, dal Tuna 300 metri al quarzo, al cosiddetto Marine Master 200, cioè l'SPB 077 e le sue varianti, per non dimenticare poi il Seiko Shogun in titanio. Tutte validissime alternative, ma quello che secondo me ha il miglior rapporto qualità-prezzo in questa fascia è il 6R MAS, la reinterpretazione del 62 MAS. Nelle immagini potete vedere un SPB 053, sul quale ho installato il bracciale originale, visto che di serie viene venduto solo con il cinturino in gomma. Le caratteristiche tecniche sono identiche a quelle del più nuovo SPB 079, vetro zaffiro, impermeabilità a 200 metri, movimento 6R15 a fronte di un prezzo mediamente più contenuto anche al netto degli sconti. I punti di forza sono indubbiamente le finiture di ben altro livello rispetto alla fascia inferiore, con indici applicati, alternanze tra parti lucide e satinate della cassa, un bracciale con una chiusura ricavata dal pieno e non stampata. Il punto di debolezza, per qualcuno, può essere la presenza delle sfere del nuovo corso stilistico di Seiko, ma se lo si considera un difetto, è un problema ormai ricorrente su gran parte dei recenti modelli. E voi quali Seiko scegliereste in queste tre fasce di prezzo? Fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per la vostra attenzione, a presto, alla prossima, ciao!